Care compagne, cari compagni, io non ho un intervento politico oggi da fare, ma ho il piacere e l'onore di ringraziare a nome del Comitato Editoriale di Confronti, della direzione del Partito Socialista, ma facendomi anche portavoce delle lettrici e dei lettori di Confronti, Daniele Fontana, che ha deciso di lasciarci, che ha diretto in questi anni, fin dall'inizio, il nostro giornale Confronti con molta passione, energia e determinazione. Daniele, hai accettato una sfida che sapevi non essere facile e che per lo più avresti dovuto condurre spesso da solo. Ci hai accompagnato con 28 numeri che abbiamo potuto apprezzare di mese in mese. È difficile citare tutti i temi affrontati, ma hai saputo portarci a casa l'attualità con un mensile. Compito non facile nel nostro marasma mediatico, dove le notizie invecchiano rapidamente e il tempo per pensare e ragionare sembra un lusso. Penso ad alcuni dossier di Confronti, all'ampio dossier sulla piazza finanziaria e l'economia, a quella sull'urgenza di un progetto territoriale per il nostro cantone e sull'energia, a quelli sulla salute, la socialità e gli ultimi due sul lavoro. Tutti temi che ancora oggi con urgenza chiedono delle risposte politiche, riflessioni, confronti su temi di attualità che grazie alle inchieste di Confronti sono diventati anche atti politici. In 28 mesi sono state 90 le persone che hanno collaborato con te in questa avventura, 90 volontari che hai saputo coinvolgere, che colgo qui l'occasione per ringraziare del prezioso apporto che hanno dato al giornale. In modo particolare la decina di collaboratori che curano le rubriche fisse, tre per tutti, due grandi saggi, Silvano Toppi e Tita Carloni, che insieme all'editoriale danno l'impronta al giornale, e Françoise Guéring, che cura i dossier sull'universo femminile e che fin dall'inizio ha creduto e lavorato per questo progetto. Tutti voi insieme ci raccontate il mondo rendendolo più comprensibile a persone come me che si sentono parte di questo mondo ma non sempre riescono a capire perché il mondo va così. Con i ringraziamenti a te, caro Daniele, un augurio anche a Marco Cagnotti che si occuperà ad interim della direzione di Confronti affinché possa raccogliere quanto fatto fino ad oggi ed aiutarci a crescere. Confronti è per me un bel giornale di sinistra che spero potrà continuare ad avere un futuro. Nell'ultimo numero che tu firmi ci auguri un buon vento, salutandoci. Noi invece con questo regalo ti auguriamo di trascorrere delle belle ore nelle nuove sfide che ti attendono. Grazie Daniele. Io avrei un'altra persona da ringraziare, anche se abbiamo deciso di rimandare i festeggiamenti a settembre, che è il nostro consigliere nazionale uscente Fabio Pedrina. Abbiamo deciso di festeggiarlo a settembre perché sappiamo che fino a quel momento sarà ancora il nostro consigliere nazionale e continuerà ad impegnarsi, come ha fatto fino adesso, con molta determinazione ed energia per portare avanti i temi che stanno a cuore a noi socialisti. Quindi grazie in anticipo Fabio, poi ti festeggeremo a settembre.